Di Martino, cambiando argomento, una curiosità più che altro: ci racconta il suo mondiale di Germania del 2006, perché per chi non lo sapesse lei è stato il team liaison officer della nazione italiana, ovvero l'uomo che ha curato tutta la logistica in Germania della trasferta mondiale, che quindi poi ha condiviso con la truppa azzurra le gioie di quella vittoria. Storie, sono storie in attivo, le storie rimangono rimangono per il futuro, diciamo, di una grandissima avventura. È stata una cosa che se uno non la vive non può descriverla, come italiano che vive in Germania e come italiano che vive a Berlino, come italiano che lavora nella squadra di calcio. Io ho fatto fino all'anno scorso l'allenatore di portiere, sono stato per 30 anni e quindi nello stadio olimpico è come casa mia, ecco. Questo qui è stato il bello, vincere con l'Italia un mondiale a Berlino nella mia casa, ecco, questo è tutto, è una sintesi di un grande film che rimarrà veramente nella storia. Tra l'altro in quel gruppo c'era anche un po' di Palermo, perché Zaccardo, Barzai, Barone, ma anche Zaccatoni, si ricorda qualche aneddoto? Sì, ma grande Zacca, ma Zacca sono sempre in contatto con Barzai, un po' di meno, ci sentiamo di meno, ma Zacca quando è venuto qui a... Noi ci siamo visti molte volte qui a Berlino, perché anche lui quando era a Wolfsburg veniva a fare shopping a Berlino, perché Wolfsburg al di fuori della Volkswagen non c'è niente. Certo. E quindi... Invece con Barzai, che poi è rimasto in Germania ed è tuttora lì, un po' meno. Barzai sta giocando alla grande. Barzai ci siamo solamente visti, diciamo, quando noi abbiamo giocato col Wolfsburg l'anno scorso. Se no, invece con Zacca ci sentiamo più spesso, ci sentiamo una volta al mese, anche ora ci sentiamo sempre. Una curiosità a proposito di Wolfsburg, Kier, Simon Kier, prelevato dal Palermo, anche lui sta, ci dicono non stia andando benissimo, ed è così. Ma sai, vieni dal Palermo, vieni in Germania, ci sono delle grandi aspettative, capito? Uno parla un giocatore, una certa somma, e quindi si aspettano chi sarà che è arrivato il Messias sulla terra. Il calcio purtroppo è uno sport molto, molto facile, elementare, solo per la gente di fuori lo fanno uno sport molto difficile. E allora tutte queste grandi aspettative di fronte dei giocatori che forse sono labili al sistema, il loro sistema nervoso non può sopportare una certa pressione. E senti il peso del trasferimento che loro hanno pagato, insomma tutte queste cose, come dicevo sempre prima, fanno parte sempre del mosaico. Uno arriva, vuole, la gente si aspetta, no, è arrivato questo qui, arriva da Palermo, ora chissà cosa farà, e poi non vai, è un nuovo allenatore, nuova lingua, non ti capisci con i compagni. Mi sono venuto in Germania, avevo 20 anni, non parlavo neanche una parola, io parlo perché lo so di esperienza, io so cosa va incontro a uno che non va all'estero e non conosce la lingua. Lì, all'epoca lì non c'erano nel 71, non c'erano interpreti, oggi sono interpreti, saranno dividiti, tante cose che ti mettono a tuo agio, agevolazione. All'epoca mia c'erano calci in culo a pedala, capito? Di Martino, per concludere, è inevitabile non chiedere qualcosa sul calcio italiano, immaginiamo seguirà se quella distanza il campionato e la Serie A. Sì, in Italia io poi ho molti amici che sono al di fuori dei nazionali, Del Piero, Buffon, Gilardino, il grande Gattuso, Pirlo, insomma tutti i giocatori del mondiale che seguo sempre, ci sentiamo via SMS, che le faccio gli auguri quando fanno buone cose. Come vede questo Palermo? Palermo è una squadra che ha grandissime potenzialità e vedo che farà un grande campionato e poi c'ha un grande allenatore. Da ex preparatore dei portieri, l'ultimissima, una pillola su Sirigu, il portiere prodigio del Palermo e della nazionale. È meglio Sirigu o Viviano? Perché poi Prandelli ultimamente sembra preferire il portiere del Bologna. Questo non lo posso permettere, perché non ci ho lavorato. Io, se non lavoro con una persona, dico solo quello che so e quello che vedo, cose così che dicono gli altri o opinioni varie che captate dai giornali non mi permette di dirlo.
dall'esterno, io però io l'ho visto col Palermo, ha fatto grande parare, grande intelligenza, grande scatto, grande visione di gioco, lavora bene, sa anche giocare bene con i piedi. Una squadra, sai, il portiere nasce con la squadra, se la squadra difesa, centrocampo, all'asse centrale del campo va bene, anche il portiere ne ritrae i frutti. Logicamente se c'hai un portiere che vacilla, anche tutta la squadra vacilla, certo. Perché ogni volta che tiro in porta escono i capelli bianchi, anche certo. Di Martino, noi la ringraziamo, è stato davvero gentilissimo, e chissà, magari se poi questa trattativa effettivamente andrà avanti proveremo a ridisturbarla. Va bene, grazie a lei. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.